Salone del Mobile. Design, tecnologie, innovazione nel segno della sostenibilità e dello stile. Milano 2023, una città in continua trasformazione, con i suoi grattacieli, i giardini sospesi, habitat naturale del design mondiale e dei grandi eventi. Milano, come Londra e Parigi, ambita da molti, ma non alla portata di tutti. Ne parliamo questa sera con l'architetto Massimiliano Fuffas, art stylist, designer, life creator. Buonasera, architetto Fuffas. Buonasera, architetto. Cosa può fare l'architettura per rendere Milano più alla portata di tutti? Noi dell'Archi alla portata di tutti stiamo pensando. State pensando. Stiamo pensando. Un po' francese, sì, bello. No, ma è pensando di design. Pensando di design e pensando. Anche le parole hanno il loro design, certo. Va bene, va bene. Non soffermiamoci. Stiamo pensando a qualcosa di straordinario. Sì, andiamo così. Tutto design. Beh, sì. Stiamo pensando a qualcosa di straordinario. Case non bellissime. Come non bellissime? Non luminosissime. Non comodissime. No, leggermente sotterranee. Ma no, ma... Ma alla portata di molti. Sì. Cioè? A Johannesburg queste case le chiamano vuoi andare a vivere? Non lo capire, e cosa vuol dire? No window. Ah, senza finestre. No door. Senza porte. No air. Senza aria. E cioè? Un garage. Ma come un garage? Cioè, un garage. Ma non può essere la soluzione, no? Sì, ecco questo. Sì, quello è il garage, sì, ma però è un garage. Beh, l'idea è la superficie variabile. Cioè? Di giorno, quando lei è in ufficio, sono 15 metri quadrati. Di notte, quando rientra con la macchina, sono 70 centimetri sviluppati per lungo. Ah, capisci? Beh, certo, quando poi arriva. Cosa c'è di più bello che vivere a Milano a 30 metri sottoterra? No, non credo. Ma scusi, quanto costa una casa garage? No, aspetti un attimo. Cosa? Un attimo, perché se lei mi parla di denaro, non può chiamarla garage. Ah, e come si chiama? Noi dell'Archi, come si chiama? Basta, la chiamiamo Project Loft Rendering. Cioè? Cioè? Questa qua. La vede? Sì, ho capito. Che dici, wow! Sì, ho capito. Perché se vedi un garage, non credo che ti diano 600.000 euro. No, non credo. Però... Lei deve sempre tenere presente che l'architetto deve stupire. Sì. E con che cosa stupisce l'architetto? Ecco, con il design. Col design. Certo, lei progetta una casa a Milano, la gente entra, si deve stupire. Ah. La prima cosa che l'acquirente deve dire appena entra in una casa di design è minchia quanto costa. Ah, certo. Milano Design Week 2023. Uno sguardo aperto ai polimorfismi del design stereometrico d'avanguardia. Ora sto provando a disegnare una bici di design, non convenzionale naturalmente, con le ruote rotonde, ma che stanno sopra, capisce? No, non capisco. No, così, vede? No. Sì, sotto c'è un manubrio di design con una sella di design, ma sopra le ruote che girano non convenzionali di design. Non si nasconda, perché è una bici, è una bici al contrario. Provi a girare il foglio. Ma se giro il foglio la vendono da Decathlon. Cioè, il design inverte la prospettiva, capisci? Ho capito. È qualcosa di straordinario. Per esempio, mulini con pale che stanno ferme ma che gira la campagna intorno, capisci? Ma non si può fare, non credo che... Orologi che sono loro a chiederti l'ora. Ma non servono però. Sto progettando una vasca da bagno verticale, una cosa che lei, che lei, anziché stare sdraiato, si lava con l'acqua che viene giù dall'alto. Sì. Una cosa stupenda, capisci? Sì, e la doccia. Doccia, che bel nome! Ma esiste già! Ci penso, ma io
l'avevo chiamata Alfio, però, sì, però anche Doccia non mi dispiace. Sì, c'è già, cioè, c'è capisce? Già. Tutto così, librerie, sì, senza ripiani. No, ma cosa... Pensata per chi non ama leggere, qualcosa di straordinario. Ho sì, ho io a casa ne ho 7. Non dubitavo. Qualcosa di incredibile, sì, quest'anno per il Salone del Mobile avevo, sì, un sacco di idee bellissime, no? Ah sì, le aveva lei, tipo? Sì, chiodi di gomma. Ma perché? Per non rovinare l'intonaco. E ho capito. C'è qualcosa in Indonesia, bellissimo, sì, che dicono... tanto... che no, prova a tradurre asciugamani in alluminio, che non vanno in lavatrice. Ci mancherebbe. Tram che non si fermano alle fermate. Ah, vabbè, ma... E sulla fiancata di questo tram c'è questo, capite? Ah, certo. Sì. Però una, cioè, provocazione, è una provocazione, è una provocazione. Sì, certo. Ah, sì. Beh. Però credo che piace. Un po' una provocazione, Il design deve anche provocare. Questo, capisce? È vero, questo è vero. E con che cosa provoca il design? Con che cosa? Per esempio con i fornelli a deduzione. No, sarebbero a induzione. Sì, ma i miei non funzionano, quindi ne deduci che se vuoi mangiare devi ordinare da Glovo. Ho capito. Scusi, però queste non mi sembrano idee buone per il fuorisalone. Allora senta questa. Sì. Gattini grossi da mettere su un prato. No, guardi che quello l'hanno già fatto, Vede? Quest'anno. Ah. Sì, sì. Ma anche che guardano un grande cubo di metallo piantato storto. Sì, sì, guardi, c'è anche quello, vede? Sì. Ah. Pesci appesi che volano? Sì, 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 guardi. Ma li hanno messi vicino ai gatti? Non lo so. Perché allora quello non è design, è strage. No, vabbè, lo faccia adesso. Piattone di pasta asciutta gigante. Sì, c'è, fatto, guardi. Di secondo? No. Aspetta, aspetta. No, sa cos'è, architetto? Che la sensazione è che voi designer vi inventiate solo cose assurde. Esatto, perché noi dell'archi assurdi ci siamo proprio chiesti come facciamo a finire sul Corriere della Sera senza essere degli orsi. Certo.